Lega dialoga se ci sono progetti comuni al centrodestra, quindi alternativi alla sinistra delle tasse, delle promesse a vuoto di Renzi, e quindi se c'è un percorso comune per ridurre le tasse, per ridurre la burocrazia, per ridurre gli sprechi, per un'Europa diversa, per tornare a controllare la nostra agricoltura, la nostra moneta, il nostro turismo, per limitare l'immigrazione clandestina, noi ci siamo. Quindi se il centrodestra vuole fare il centrodestra, la Lega c'è. Ma il Milan può riunire il centrodestra? Ecco, il Milan può riunire il centrodestra. Lo sport è sport, la politica è altro, quindi dal punto di vista sportivo e calcistico il mio cuore è qua, dal punto di vista politico la Lega è cresciuta e di questo sono felice. Siamo a disposizione di tutto il centrodestra che vuole fare il centrodestra, perché le promesse di Renzi avranno gambe corte. Quindi se torniamo a combattere, torniamo a vincere, e se c'è un percorso da fare insieme, io sono pronto. A quello che le piace, mi sembra questo Milan molto giovane e molto italiano. Sì, basta, non si capisce più il numero della maglia, i nomi dei giocatori cambiano 6 volte all'anno, gente che va, gente che viene, che cambia 7 squadre all'anno. Io sono affezionato a Galli, Tassotti, Maldini, Colombo, Filippo Galli, Baresi, Donadoni, Ancelotti, Virdis, Gulli, Tevani. Ecco, non pretendo di tornare a questo, però qualche italiano e qualche giovane in più in campo ci starebbe bene. Si è parlato anche di politica, ci sarà un dialogo che nasce magari dal Milan, da Milano, per poi arrivare anche a parlare di politica, un dialogo che torna tra Lega. Spero di parlare di qualcosa di alternativo alla sinistra e a Renzi, perché le chiacchiere hanno le gambe corte, quindi la Lega è cresciuta, la Lega corre, siamo a disposizione con i nostri progetti. Berlusconi ha firmato alcuni nostri referendum contro la legge Fornero, contro l'immigrazione clandestina, speriamo che sia un buon inizio. Se il centrodestra torna a fare il centrodestra, però non facendo la stampella della sinistra delle tasse, noi ci siamo. È battibile Renzi? Si abbatterà da solo. Salvini, come si esce fuori da questioni come quella Carlo, del Mose? Carlo, ti vogliono. Mettendo in galera i ladri, ma non facendoli uscire, perché Renzi che fa il fenomeno dicendo via i condannati è il Renzi di quel partito che qualche settimana fa ha votato lo svuota carceri, che farà uscire in anticipo corruttori e tangentari. Quindi non puoi fare il fenomeno quando scoprono i tuoi che rubano, lasciali in galera fino all'ultimo giorno.